a tutti, sono Piera e benvenuti o bentornati nel mio canale. In questa serie di video vi insegnerò a cominciare a lavorare all'uncinetto, cioè vi insegnerò a fare tutti i punti base, l'inizio, il punto basso, il punto alto, la catenella, in modo tale che impariate gradualmente a lavorare all'uncinetto. Spero vi possano essere utili e cominciamo! In questo video in particolare vi insegnerò a fare il punto basso. Cominciamo subito! Nello scorso video ci eravamo lasciati così, con questa serie di catenelle. In questo video vi insegnerò come fare il punto basso. Per fare il punto basso dovete infilare l'uncinetto in una catenella. Dovete saltare la prima catenella e iniziare dalla seconda. Perciò infilate l'uncinetto nella catenella, prendete il filo e portatelo fuori. Ora avete due anelli sull'uncinetto. Per fare il punto basso dovrete prendere di nuovo il filo e farlo passare attraverso i due anelli. Voilà, il vostro primo punto basso. Si continua nello stesso modo. Si infila l'uncinetto nella catenella, si prende il filo, si porta fuori due anelli sull'uncinetto, si prende il filo e lo si fa passare attraverso i due anelli. Tirate un attimo e avrete il vostro secondo punto basso. Andiamo avanti così. Due anelli sull'uncinetto, si prende il filo, si chiude. Infilate due anelli sull'uncinetto e passate il filo. Si infila l'uncinetto nel punto, due anelli e si chiude. Si infila l'uncinetto nella catenella, due anelli, si prende il filo e si chiude. Andate avanti così fino alla fine della riga. Dopo aver finito la prima riga, per iniziare il giro successivo, andremo a fare una catenella . Giriamo il lavoro, saltiamo il primo punto e andiamo ad inserire l'uncinetto nel secondo punto, in questo modo. Ora, per andare avanti, prendete il filo e portatelo fuori, prendete di nuovo il filo sull'uncinetto e chiudete i due anelli. Andiamo avanti così, infilate l'uncinetto nel punto successivo, prendete il filo, portatelo fuori dal punto, prendete il filo di nuovo e chiudete il punto. E continuiamo in questo modo. Infiliamo l'uncinetto nel punto, prendiamo il filo, portiamo fuori il filo e chiudiamo. Infiliamo l'uncinetto nel punto,
portiamo fuori il filo, due anelli sull'uncinetto, prendiamo il filo e chiudiamo. E andiamo avanti così fino alla fine della riga. Bene, ora che siamo arrivati all'ultimo punto, infilate l'uncinetto sempre nel punto, prendete il filo, prendete l'altro filo e chiudete. Ed ecco fatto, ho finito anche il secondo giro. Per iniziare il terzo, perciò continuare ad andare avanti così, sempre con il punto basso, si comincia sempre facendo una catenella, girando il lavoro, saltando il primo punto e infilando l'uncinetto nel secondo punto, prendere il filo, e farlo passare attraverso i due anelli, chiudendo il punto. E continuiamo così fino alla fine. E come nel giro precedente, inserite l'uncinetto nell'ultimo punto, prendete il filo, lo portate fuori e chiudete. Queste sono le nostre prime tre righe fatte a punto basso. Andando avanti e facendo altre righe di lavoro, questo è il risultato che si ottiene con il punto basso. È un lavoro molto fisso e rende tutto quanto molto rigido, però l'effetto che si ottiene è veramente molto bello. Bene, il video finisce qui e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!